Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Chicken Little, la parte di scherzi, benvenuti in questo primo episodio di Pollo Piccolo. Gesù, ho avuto una mezza crisi, non sapevo che gioco scegliere, ne avevo talmente troppi da scegliere che ho dovuto lasciar fare il caso, ho detto il primo che ad occhio è il primo che facciamo, apro l'armadio, Chicken Little. Preso, tirato fuori, messo su computer ed eccolo qua. Allora, Chicken Little, uno di quei film che ho visto una sola volta nella mia vita, non mi è dispiaciuto, devo essere sincero, mi era abbastanza piaciuto. Una delle peggiori summon di Kingdom Hearts 2 a parer mio. Però, vediamo com'è il gioco. Abbiamo addirittura tre livelli di difficoltà, facile, normale, difficile. Ce la giochiamo in normale, prima partita come sempre, si gioca sempre a livello intermedio. Questo gioco è pieno di cutscene del film originale non skippabili, benissimo. Ciao papà! Ciao papà! È uno di quei film che sicuramente ho la necessità di dover recuperare. Ma che bello che è! Adesso balla, adesso cambia, adesso balla, adesso cambio. Se spammi la X e lui continua a girare su se stesso, vai a scuola. Comandi, salto, doppio salto, attacca e arrampicati sui pali, va bene. Oh, devo dire che comunque la mappa non è neanche malaccio. Intanto il pullman sta andando verso la scuola. Meno male che non è a tempo questa cosa. Raccogli le ghiande per ottenere energia extra. Bene, una ghianda. Oh, bene, una ghianda. Non ho capito se sta... Ecco, appunto, stava per diluviare. I punti di controllo segnano i tuoi progressi all'interno del livello. Va bene. Premi quadrato per attaccare. Va bene, raccogliamo tutte le ghiande possibili, vediamo quante vite raccogliamo. Ecco, ma è precisissimo. È bravissimo il nostro pollo piccolo. Fai doppia X per saltare. Ecco qua. Usa la levetta analogica per cercare gli oggetti intorno a te. Ecco qua, grazie. E ecco il nostro primo collezionabile. Completa il livello e trova le 5 carte per sbloccare il minigioco per i giocatori. Ecco fatto. Come sempre i giochi della Disney hanno un problema con la profondità. In questo momento stavo per cadere di sotto, ma perché bene o male non avevo ben capito quant'era la distanza fra un oggetto e l'altro. Però Chicken Little, aspetta un secondo. Mi sembrava di aver visto una figurina, o ho visto io male? Sì, mi sa che ho visto male, va bene. Oh, però è bravo, L'ho appena finito di dire, si è lanciato lui nel vuoto cosmico. Bravo, Little. Dai, perfetto, abbiamo già recuperato. No, ancora ghiande. Abbiamo già recuperato la vita che abbiamo perso. Aspetta un secondo. Dite che posso lanciarmi anche dall'altro lato? Ok, questa non sono sicuro se è una cutscene del gioco o del film. I modelli sono uguali, identici a quelli del film. No, no, è... è sicuramente una cutscene del gioco. Oh no, il cielo crolla. Oh no. Oh no. Perdente. La doppiatrice l'ho già sentita mille volte. Allora, aspetta un attimo, scusami, Sì, credo che... No, non ne sono sicuro. Non sono sicuro se potevamo scendere anche da questo lato, ma chi se ne importa. Proseguiamo. Vai, Little, scendi. Guardalo, è bravissimo lui. La madonna. Perfetto, aia. Oddio. Già pensavo di andare a sbattere. Benissimo.
Abbiamo la vita piena. E adesso l'oggettistica. Prima il film. Ah, poverino. Vieni qui. Vieni qui che ti... spacco la faccia. Allora, giocattoli da masticare? Giocattoli da masticare. Allora, quella ghianda lì non sarei mai riuscito a prenderla. Questa qui, per fortuna, ecco fatto. Oh, il gioco comunque, a parte avere lui che si muove tutto strano, ha dei comandi semplici. Cioè, ha due comandi, quadrato X e X per ora. Magari più avanti si sbloccano altre cose, chi lo sa. Però è un gioco semplice, fatto bene, pulito, come piace a me. Niente troppe complicazioni. A parte quella ghianda lì che io volevo prendere, ma non me l'ha permesso. Niente strane complicazioni. Fatto bene. Cioè, l'unica cosa che mi turba è come si muove lui. È l'unica cosa che mi dà fastidio ad ora. Però... lì c'è un biscotto. Però non è fatto male, anzi, non mi dispiace. Ok, ma quei biscotti lì, che ci dobbiamo fare? Eh? Coè? La campanella? Oh no! Hanno chiuso la porta. Ci deve essere un altro modo per entrare. Sì, ma con che sorriso me lo stai dicendo? Oh no! La soda. Guardalo. Ha già avuto la sua idea. Devo solo trovare degli spiccioli. Devo trovare degli spiccioli. Ah, non erano biscotti, erano spiccioli. Va bene, eh. Quanti ne vuole? Assaggialo yo-yo. E assaggialo yo-yo. Non sono sicuro se sti cosi mi facciano danno o meno. Non posso. Boh, vabbè, io proseguo. Mi dici quanti spiccioli vuoi? Giusto per essere chiari. 15 monete, va bene. Le troveremo tutte. Ce ne saranno più di quante ce ne servano? Non lo so. Fatto sta che sono appena andato a incastrarmi. Ok, Dio mio. Che paura. Ho avuto già paura che avrei dovuto rifare il livello. Grazie, Chicken. Comunque, ecco qua, primo spicciolo. Aggrappati, vediamo dove arriviamo. Oh, ma guarda un po'. Siamo fortunati. Ecco un po' di spiccioli. Dite che c'è il danno da caduta in questo gioco? Non ne sarei sicuro. Visto che... ecco fatto. Niente danno da caduta, abbiamo tentato. Vieni qua tu. Ecco fatto. Comunque, come ho detto, mica male. Cioè, ho giocato molto di peggio. Non ho capito se questo l'ho fatta girare io o sta girando per i fatti suoi, però per il momento vorrei solo scoprire come salire qua sopra. Credo dobbiamo salire sopra questa asse di legno e poi fare il giro per riuscire a prendere la figurina. Però, visto che siamo già qua... oh, calmo. Ecco, calmo, non ti buttare di sotto. Che come sempre i giochi Disney nascondono una grande problematica, che è la profondità. Ecco fatto, per un attimo ho avuto paura. E... sì, perfetto. So che avrei potuto benissimo aspettare di arrivare in questa zona, però già che eravamo qui, perché non fregare il sistema e avanzare prima del dovuto? Siamo già a 6 monete. E come ho detto, il gioco... ho paura della profondità. Oh, calmo.
calmo, Chicken. Ecco qua. E terza figurina, perfetto. Allora, avanziamo dove dobbiamo. Il punto è dove dobbiamo. Bella domanda. Allora, lì in fondo c'è un'altra moneta e quindi mi stanno inseguendo, vero? Ok, abbiamo appena scoperto che i pupazzetti meccanici esplodono, perché ho sentiti. Tra l'altro, scusami un secondo, puoi venire qua? Ma mi vibra il controller. So che è una cosa strana, già è quello che ho appena detto. Però ho appena aggiornato l'emulatore e fino adesso tutte le volte in cui avevamo l'opzione della vibrazione non è mai partita. Cioè penso che non fosse effettivamente supportata bene nelle vecchie versioni. E di conseguenza adesso... Quindi di conseguenza dicevo adesso funziona perfettamente. Ok, dove siamo? Oh, calma, aspetta. Allora, prima di tutto, a questa moneta ci posso arrivare anche a piedi, perfetto. Quindi iniziamo a salire di sopra, allora. Tra l'altro, scusami un secondo... Ah, ok, è la figurina, perfetto. Quindi, secondo me ci sono più monete di quante ne servano, può essere? Non credo esatto che io possa andare di qua. La verità è, come faccio a salire là sopra? Come faccio a scegliere in quale zona io voglio andare con il rampino? Perché scusami, qua mi permette sia di andare dritto che girare lì a sinistra. Forse la direzione in cui guardo? Può essere? No. Che è successo? Allora, c'è probabilmente un appiglio che arriva da lì, da sopra il parco giochi. Quindi io proverei da qui a vedere se riesco ad arrivarci. Comunque abbiamo ottenuto abbastanza monete per prenderci la gazzosa. Comunque dicevo, proviamo, ecco esatto, a scendere qua. Oh, Chicken, perché sei caduto? Dicevo, proviamo, esatto, a salire qua sopra. Lì c'è una finestra aperta, tra l'altro. Ok, allora aspetta, vorrei provare una cosa. Io quando sono qua non capisco se posso scendere oppure no, perché io appena schiaccio la X non mi fa più scendere, mi catapulta in avanti. Ok, c'è un modo per scendere, è un po' difficile, ma non c'è modo di salire qua senza doversi fare tutto il percorso. Comunque ormai è una questione di principio. Comunque chissà cosa succede se prendi tante più monete di quante te ne servono effettivamente. No, per pochissimo, ok. Adoro queste cose. Quindi 4 su 5, l'ultima sarà per forza di cose là in fondo. Come ci arriviamo? Proviamo a salire di nuovo di qua. Oh, calmo. E vediamo se salendo di qua arriviamo da qualche parte. Perfetto, altra moneta che non ci serve. Perché stai andando così piano adesso? Prima andavi a velocità Mach 4. Ok. Eccola lì! L'ho vista! Come faccio a prenderla però? L'ho vista, era sotto, ma come ci arrivo? Boh, non lo so, ho una mezza idea ma devo scoprire se è effettivamente reale. Vuoi comprare la bottiglia di gazzosa? Certo.
vediamo se la mia idea è giusta. Bella, una bottiglia bianca. Ah, ok, fa tutto lui. Ok, momento in cui vola da solo. Mi piace che la musica ogni tanto riparte così a caso. Ok, forse la mia intuizione era giusta. Non avremmo mai potuto prendere quella figurina se non adesso. Quindi abbiamo un solo tentativo per riuscire a prenderla. Che palle che la musica ricomincia da capo a caso. Abbiamo un solo tentativo probabilmente. Eccola. Presa. Oh Dio mio. Dio mio, che fortuna. Adesso vomita. Eccoci. Eccoci. Vuoi salvare la partita?